Benvenuti! Benvenuti in una nuova puntata di Girovagando su DoL. Questa sarà la prima e ultima puntata di DoL 1. Esatto. Mi serve oggi... che ci ha ospitato per mesi. Ci ha permesso felicità e gioia. Gioia, un gioco stupendo. Vabbè. Direi che era d'obbligo fare un video un po' riassuntivo di tutte le città trattate abbastanza velocemente, però comunque giusto così per ricordo, così in DoL 2, se qualcuno dirà che la tua città faceva schifo, potrà linkare questo video e darne anche una dimostrazione visiva. Ecco. Nello specifico siamo a... Ora siamo ad Hamarsktal. Hamarsktal. Città in stile vichingo. Vichingo? Allora, io non conosco gli edifici nei loro particolari, quindi li faccio vedere e basta, punto. Per caso vi ricorda Skyrim? Mi sono bloccato. Ok. Vedi questo scorcio. C'è un raggio. Un raggio. Facciamo presente che il raggio ce l'hanno tutti tranne noi. Tranne noi, perché preferiamo non utilizzare l'energia dei raggi perché sappiamo che sono instabili. Non è vero, non abbiamo mai trovato il mob che li droppa. E il nucleare che... Siamo... Wolfenstein è una città denuclearizzata. Esatto. Però intanto tutte le città che la circondano sono nuclearizzate e quindi in caso di esplosione nucleare Siamo fottuti. Allora, benvenuti. Nel porticciolo. Di nuovo benvenuti perché... Se scendi giù al porto... Sei proprio un uomo morto. Oh, vediamo una panoramica della città di Hamarsktal. Hamarsktal? Ci sono cubi volanti. Guarda che belle case. Però... vichingose. Case complesse. Vabbè, tutta la cittadina mi pare... quell'ordine di disordine... non fa parte dell'arredamento. No, io non faccio parte. Quell'ordine e disordine che tanto mi piace perché... le città troppo ordinate non vanno bene, ma neanche barca quelle disordinate qua. Come sembrano vedi? mercatini dell'usato di Innsbruck. Poi guidami perché io non conosco bene le città. Sono rimasto rintanato nel mio buco per mesi. Esatto, sì, ma neanche io. Galleria d'arte, nuova apertura. Attenzione, qua c'è cultura. Perché l'arte vichinga, dovete sapere che non si limita. Kolish, questo nome non mi è nuovo. Tu lo conosci? Sono il protagonista praticamente di tutti i nostri video di Minecraft. Natura quadro uguale ban. Ahia, ingresso gratuito. Qua c'è l'inghippo sicuramente. Secondo me, no? Sicuramente dobbiamo comprare una cartolina alla fine della... Kebab e tre peperoncini. Saltellando qua e là, me ne vado ad Hamarsktal. Me ne vado per la città. La cittadella, seguiamo i cartelli. Perché sì, noi amiamo seguire via. Una leva. Inusitata. La leva. Una leva dove? Qua. E ci siederei sopra. Sì. Se non ci fossero le telecamere. Un'altra leva. Attenzione, ma tanto non le puoi utilizzare le leve. Peccato. Né per piacere, né per. Stiamo recando quindi dal porto fino alla cittadella di Hamarsktal. Tu apri, sai cosa stiamo guardando? No, non è la più pari idea. Oh, cos'è quell'edificio? Sì, grazie, quello lo vedevo anch'io. Allora, là c'è il raggio. La casa del Jarl. Volevo dire, sì, Jarl, sì. Di Whiterun, volevo dire Marshall. E lì c'è la fortezza, quindi ci stiamo avvicinando alla fortezza. Perché? Hai l'audio troppo... moscio. No, troppo audio. Wow. È troppo audio il tuo audio, mi è rientrata... Vabbè. Non è un mio problema. È un mio problema, effettivamente. Qua ci sono i campi. Il mulino. Il mulino che... comunque è grossina, a Marsi Scala. Sì, un po' sì, la periferia è più comunque ariosa, mentre il porto naturalmente è più addossata. Quindi porto c'è anche un certo realismo nella disposizione dei quartieri. Davvero una bella città. The Flying Pie, la torta che vola, volante. Una delle più riuscite. Sì. Direi, sì, davvero sciocco. La fortezza la possiamo guardare solo dall'alto, dal basso? Eh sì, perché... fortezza. Se è forte... Se è forte, è impenetrabile. Questa è la sala dimora di Smilike. Là c'è una Draccar in secca.
Quindi hai notato anche il realismo? Non ci ho notato, stanno. Notato. Non fare continuazioni Dori. Sul fiume. Mi sembra in vendita. In vendita, questo è il classico esempio di abusivismo. Costruire una finta facciata per poi poter accatastare in seguito. Ricorda una di quelle case stile. Tu entri. E non trovi. Vabbè, ma okay. Non parliamo di quello che succede. Non parliamo. Parliamo un po' di questa zona che dovrebbe essere la zona fluviale, il borgo fluviale, con l'esterno, col contado, insomma. Parliamo, possiamo salire anche sopra le mura per darci un occhio di riguardo. Diciamo, questa è la zona più contadina, quasi accede alla zona fluviale che si trova, penso, all'esterno delle mura. A cui noi non possiamo accedere. Accedere, ma troveremo sicuramente un modo per violare la legge. Per esempio, violare. Ecco. Che è successo? Diciamo, sono passato, sì, sono passato oltre. Diciamo, ecco, che forse ci voleva un po' più di attenzione nella fortificazione generale. Vero che comunque vere e proprie battaglie cittadine non è che se ne siano combattute in questa era. Non ci sono mai stati episodi di continua razzia in qualche città. Ed eccoci che piano piano stiamo ritornando. Comunque è una delle città molto più grandi, sì. Ma anche ben fatte, dai. Ben fatte. Ogni tu non saresti capace di fare questa cosa qua. Io sì, però un'altra Draccar, anche questa in costruzione. Io sì. Nautarei, quando dico che comunque queste Draccar sono in costruzione, sono volutamente così... Come fai a saperlo? E da sempre sono in questa condizione. Si sono sempre scocciati. Magari se ne sono dimenticati. Ti ricordi quella Draccar? No, oh, quale? Ecco qua, e finalmente siamo arrivati al punto dove volevamo arrivare. Sì? Casa di... Ah! Che è in vendita la crisi, si è sentita anche qua. In vendita, purtroppo. Lo Scarlo ha dovuto vendere tutto. Vabbè. Per quanto riguarda Hamarsktal, facciamo una cosa piuttosto veloce. Facciamo una cosa piuttosto veloce perché così diamo spazio a tutti quanti. A tutte le città. Facciamo non so cosa si sarà visto, ma... Ora direi di andare, per rimanere in tema di vichingaggine, e quindi fare subito un parallelo tra... Parallelo tra quello che io ritengo un lavoro quasi perfetto, ovvero Hamarsktal, con una situazione vichinga bella ma diversa. Ok, la transizione è stata fatta. Siamo a Jattland. Ci siamo proiettati a Jattland. Ecco, come sempre una città sullo stile nordico, più ispirata ai Celti, mi dissero all'epoca. Te lo dissero? Me lo dissero all'epoca. Però in questo caso la ritengo sempre abbastanza ben fatta. Molto più raccolta su di sé e comunque... Questo albero è inquietante. Le palline sono teste mozzate. Questa è la sala comune, quindi la parte... La sala del comune? Ti ho perso. Ti ho ritrovato. Perché sei così lento? Ho bisogno dei miei tempi. Non mi mettere fretta. Vedo cose che volano illuminate. Sono dentro Handorik e la cosa non è bella. Ho mangiato lucciole. E non mi riferisco alla prostituzione, no? Ok, ce la stiamo facendo. Quello è allora è l'albero di Natale? Allora, sì, quello è l'albero di Natale, penso. Comunque dall'alto è nato con qualche sindrome strano. Gli alberi di Natale. Dall'alto si può vedere che questa città è comunque apprezzabile. Anche se ha diciamo scelto di fare degli edifici più piccoli, probabilmente proprio per cercare di essere più raccolti possibile all'interno della vallata. E inoltre, però, forse questo è proprio il difetto, che scegliendo di fare edifici più piccoli di quelli di Hamarsktal non si è potuto particolareggiarli più di tanto. Però comunque, complessivamente, è una bella città. Forse un po' troppo caotica nella parte più bassa. E inoltre anche le mura che dovrebbero presentare questi tronchi una semplice palizzata in legno. Però in effetti forse è ben troppo semplice. E come abbiamo visto ben... Sei polemico, Handorik. Sei polemico? No, sei polemico. Ho detto all'inizio che sei polemico, non è che...
Bene, cambiamo tema. Cambiamo tema. Città, direi di recarci a Core. Ah! Allora, qui abbiamo una situazione ben diversa. Abbiamo visto qualcosa. Siamo nella città del Pescara. Forse il Pescara Calcio è uno sponsor. Però in realtà Core dovrebbe rappresentare l'architettura di una CPU. Quanto così mi hanno detto. Non so se mi prendo. C'era la. Oppure. Beh, di fatto è un quad core. Perché questa qua ha 4 raggi. Sì, è un quad core. Esatto. Ok. Perché noi siamo. Cioè, ero. Sì. Già avanti con i tempi, sì. Beh, allora, che dire, distributore pubblico di torte di zucca. Vedi, qua c'è attenzione alla salute dei propri cittadini. Sì, ma la zucca non te la puoi mangiare. Non importa, non importa, tu non sei un cittadino di Core. Vabbè, apprezzabile molto, secondo me. Qua c'è una qualcosa. Sì, allora, qua è abbastanza difesa comunque. Questi sono praticamente, se si esce da qua si esce fuori dalla città. Perché la città sorge su una specie di piattaforma rialzata rispetto al piano. Tu sì che ne sai. Diciamo che, conoscendo la storia di Core, so che nacque con un progetto completamente diverso, ovvero fare una città alta e una città bassa. Poi, per problemi logistici, non ci sono riusciti. Diciamo che hanno quindi deciso di fare questo progetto diverso, però sempre comunque abbastanza carino. Però, mentre la struttura centrale, secondo me, è abbastanza ben riuscita, le strutture di contorno non posso dire la stessa cosa. Però non comunque sono abbastanza contornate. Non sono abbastanza contornate, non so perché comunque non si abbia avuto tempo. Vuoli dirti che verrà utilizzato? Cosa? Vedi, qua c'è la serra. Ai ai ai, c'è la serra. Davvero, una città che si basa su colori bianco e blu non è venuta male. La scacchiera non è stata ripresa. Attenzione. Gli edifici io non so perché tu dovresti sapere, perché tu sei sindaco, tu fai parte delle amministrazioni. Della cricca politica. Tu sei un potere forte, io mi disinteresso di tutto ciò. Beh, e quindi gli edifici. Che c'entro io col fatto che gli edifici. Tu dovresti sapere, invece non sai nulla. Tu pensi che il sindaco De Magistris non sappia tutto di Roma? Lo sa! No. Lui sa, invece. No. Tu non sai. Direi di fare un nuovo cambiamento e di rimanere questa volta in tema moderno. E andiamo. Che comunque Core non sarà perfetta come città comunque moderna. Polemica. Però, di nuovo. Però. Secondo me la modernità in Minecraft è difficile da rappresentare e lo vedremo ad Alon. Ah. Alon. Siamo ad Alon. Croce e delizia di Imperium e tutto il server. Diciamo che Alon, secondo me, ha sempre avuto una mancanza di un urbanista che non fosse privo di colore. Diciamo sì. Però il monocolore lo vedremo in un'altra città, Armageddon, e vedremo che lì, anche se la città è monocolore, comunque non è poi così morta nelle forme. Diciamo che, allora, Alon, città moderna. Sono entrato nella fontana senza. Questa fontana è pericolosa. A livello proprio di urbanistica, perché alcuni palazzi sono sembrano. Aspetta, che mi è sembrato di vedere un teatro. Questo è un hangar. L'hangar del 51. Ecco, 51. Se ci sono stati forse più edifici particolari come l'hangar dell'area 51, sicuramente sarebbe stata molto più interessante. Anche la struttura forse più carina e più imponente, ovvero l'Imperium State Building. Che ha questo? Quello che abbiamo davanti al naso? Sì, esatto. Il fatto che comunque gli manca la punta, che probabilmente è la parte più bella del vero Empire State Building. E chi se l'è magnata la punta? Lo limita un pochino. E quindi, insomma, si poteva fare sicuramente molto ma molto di più. Aspetta che ti porto anche. Questi sono i cittadini? No, Museo delle Teste. Il Museo delle Teste.
vedi che poi però che continui. Ci sono entrambi i 98, vedo. Sì, sì, 98, nel museo. Sono everywhere. Bene. Se seguimi, ti farò vedere che comunque nasconde delle chicche questa città, come per esempio una pista da pattinaggio. La pista da pattinaggio, che tenerezza. Un carillon. Dov'è il carillon? Qui sarebbe questo qua. Dovrebbe partire una musica di Justin Bieber, quindi noi non lo faremmo. A parte che non possiamo. Quindi. Non possiamo, perché ci tolgo mascherare il fatto che non potevamo. Ah, scusa. Allora, non lo faremo partire perché non ci piace Justin Bieber. No, a te piace. Quindi direi, babe, direi di... vedi, ci sono anche delle chicche, come per esempio il palco con i concerti. Oppure la cassa volante. La famosissima cassa volante. Ed ha anche un mini porticciuolo al di fuori delle mura, che però è anche incompleto e quindi è anche una mezza barca. Però, meglio. Scusami, fammi capire. Quello sì. È tipo un trampolino per suicidarsi o è un cannone? Un pistolotto? Potrebbe o un essere... simbolo fallico? Non riesco a capire. Potrebbe essere tutto quanto messo assieme. Che bello! E tu vieni dove sono io. Sto arrivando. Mi segui. Scusami, Dorik. Aspetta che mangio qualcosa, che sennò il tour finisce con una morte tragica. Possiamo salire queste amabili scale e osservare la zona portuale. C'è chi le scende e chi le sale. Per osservare la zona portuale, qui c'è anche un comodissimo piedistallo per i cameraman che volevano fare i servizi. Fatto apposta. Qua c'è il porto. Qui c'è il porto. Il faro. Il foro. Una il faro. Barca. E io da buon genovese vi dico che quel faro lì non assomiglia minimamente alla lanterna di Genova. Ma probabilmente... è solo un simbolo fallico anche questo. Farico. Comunque, diciamo che in definitiva Alon si poteva fare molto di più. Beh, ma anche no, mi sembra che abbia fatto abbastanza Alon. Come sei? Però con tutto allora, questo già mi io ci voglio bene. E tu? Sono sicuro che già mi si rifarà in DoL 2. Sono sicuro che capirà che per questo verrai punito. Non posso punirti. Com'è possibile questa cosa? Non posso tirarti gli scappellotti. Questa cosa mi turba tantissimo. Non puoi. Siamo in TV. Proseguiamo con le città che non sono medievali, perché non sono medievali. Non dico che sono moderne, perché ora ci sono medievali, perché ora ci recheremo a Pisittu. 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 No, io sai che sono. Sì, 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 te sei. Ah, qua c'è. Qua bisogna attuare stratagemmi per uscire dallo spawn. Perché? No, non uscire, vieni qua che non usciamo? Il tour della ferrovia. Anzi, non possiamo fare il tour della ferrovia. Ah no, dobbiamo spingerci. Allora, succederà una cosa abbastanza complicata. Segui quello che faccio io. Spingi il minecart e parti col tour. Ah! Attenzione. Allora, diciamo che perché ho detto che tour. La città... un po' veloce, però non ho detto che la città non è silurico, moderna, in realtà la città è nonsense. Albero di Natale, quindi è una città che diverte, sia comunque per la simpatia delle persone che vi abitano, sia perché qualcuno ha lasciato un minecart sui binari. Tunnel. Quindi devo scendere. Bene, allora continuando, scusate per i problemi tecnici, ma qualcuno aveva lasciato è una città nonsense, quindi deve divertire fondamentalmente. Wow. Cascate, quindi, non riesco a registrare molto bene. Ognuno ecco, cascate dal cielo. Ognuno insomma fa la casa che vuole, è divertente, insomma la fantasia qui era garantita. C'è che comunque a chi non può piacere, perché alcuni possono piacere più le città con quello di medievaleggiante,